Oggi chiediamo al governo la ripartenza dei tavoli interministeriali tra questo ministero, lo sviluppo economico e quello dei trasporti, per i decreti attuativi della nostra legge quadro, che è ferma da 3 anni. E sono i decreti attuativi che definiscono l'abusivismo nel nostro settore, un abusivismo che ci sta letteralmente divorando da quando c'è la ripresa economica, che noi non vediamo per questo motivo. Per abusivismo si intendono anche le piattaforme digitali? Assolutamente, piattaforme che ne nascono una ogni settimana, che gestiscono in modo improprio licenze di autorizzazione di noleggio con conducente e li fanno diventare taxi, fuori da qualunque regola e fuori da qualunque capacità sanzionatoria, perché mancano proprio quei decreti attuativi. Non c'è solo l'uso difforme di autorizzazioni a noleggio con conducente che fanno i tassisti, ma c'è anche il fatto che la loro intermediazione porta proprio via risorse da questo paese, non solo dalle tasche dei tassisti e dei vettori a cui si appoggia, perché sono tutti meccanismi che attraverso paradisi fiscali vanno a finire nelle tasche di altri paesi e delle società allocate in altri paesi. Questo è assurdo. Quanto avete perso in questi anni? 40-45%, vicini al 50%. Il turismo, vabbè, adesso 2 anni che non si è visto, ma i primi turisti che sono arrivati se li sono subito presi loro con la tecnica dell'albergo, che il portiere ti chiama, se partiscono la corsa e via, il prezzo della corsa, e tu rimani lì al parcheggio ore e ore e ore, fino a che non arriva magari la vecchietta o noi essendo del comune facciamo pure i servizi sociali, va bene, benissimo, sono sempre corse, sempre cose, però che ci rimane solo l'osso e la ciccia se la prendono tutti questi. Continuiamo noi a stare all'interno di un recinto dove tutto il resto del mondo fa come gli pare, e noi invece rimaniamo all'interno di certi paletti. Ci sono tassisti che fanno i noleggiatori con l'altra applicazione FreeNow, o addirittura abusivi totali che fanno con la propria macchina privata, piuttosto che con furgoncini improvvisati, i tassisti fanno il nostro lavoro senza uno straccio di autorizzazione. Mi viene da citare, non so, GetTransfer o altre applicazioni similari. Nessuno fa nulla, lo dobbiamo fare noi. Perché siamo dilaniati dagli abusivi, da Uber, che permette ai noleggiatori di fare il nostro lavoro a prezzi oggi più bassi dei nostri. Quindi non abbiamo armi oggi per combattere, se non venire qua e chiedere alla politica che intervenga come aveva promesso da 3 anni. Ci stanno sbranando. Evidentemente la politica è ferma di fronte al nostro grido di sofferenza. Perché? Perché favorire colossi che stanno dilaniando categorie intere? Allora, io credo che se con la bacchetta magica domani riuscissimo a togliere via gli abusivi dal mercato romano, probabilmente nel giro di qualche mese servirebbe un bando di migliaio, forse 2000 licenze. L'entità di questo fenomeno è gigantesca.